Allora Nicola, tu mi dici installatore, perfetto. Che tipo di impianti realizzi normalmente? Mi spiego, riqualificazione, installazione di nuovi impianti, pompe di calore, un po' di caldaia, tutto. Ibrido, caldaia, ibrido, nuove installazioni, ristrutturazioni, un po' di tutto, sì. Ok. Quali sono gli aspetti secondo te più importanti negli impianti che vai a realizzare, o meglio, cosa cerchi in un defangatore? Di solito guardo come defanga, okay. Quindi magneti, se ha dei filtri specifici e comodità. Filtro, perché deve essere defangatore? Filtri nel senso la calza interna, come è composta. E poi la comodità, logicamente uno poi deve andare a intervenire su il prodotto. Certo, di trovarti bene. Esatto. Questo prodotto XF lo conosci? Sì, ci ho installato. Bene, come ti trovi? Bene, facile. Installato? L'abbiamo installato prima delle pompe di calore, prima delle caldaie, in centrali termiche, semplice da pulire e facile da installare. Bene, ci fa piacere. Ok, ma quello che vi capita maggiormente è la riqualificazione? Riqualificazione assolutamente, sì. O il nuovo in minima parte? Il nuovo parte. In percentuale molto basso adesso, diciamo negli ultimi anni, sì. Diciamo che il 110 è un po' spostato aiutato, sì, ad andare sulla ristrutturazione. Tu ti occupi principalmente di riqualificazioni di impiantistiche, quindi sostituzione dei generatori. Lo fai su che tipo di impianti? Impianti a radiatori, pannelli radianti? Impianti, principalmente impianti a radiatori. Impianti, immagino, anni 70, 80, sì, tubazioni in ferro? Sì, tubazioni in ferro. E qual è il problema principale che riscontri? Lo sporco nell'impianto, chiaramente, per la caldaia a condensazione ha bisogno di una protezione. E quindi l'alternativa, tu dici, sono i defangatori, no, oltre al lavaggio, sì, lavaggio dell'impianto. L'impianto, certo. Quindi immagino molto ferro. Molto ferro, molti termo in ghisa, molto sporco e magari intanto il lavaggio fa poco e quindi nel tempo c'è bisogno un po' di una cura maggiore, quindi... Assolutamente, quindi principalmente impurità ferrose, quindi esatto. Il magnete diventa veramente importante. Io che sono un fautore dell'utilizzo con le pompe di calore, so che in un impianto che ha già lavorato tanti anni, ovviamente c'è all'interno tanto materiale che facendo girare acqua nuova prima o dopo ritorna in circolo, ok? Il lavoro del defangatore magnetico è proprio quello di fermare tutte le impurità che girando e girando con un liquido nuovo, con la pompa di calore, con i suoi additivi protettivi, ok, portano tutte le impurità qui e quindi nei primi mesi di funzionamento. Questo mi è stato spiegato che c'ha un po' più funzioni per la pulizia, esatto, per la cosa. Aprirlo apriamo? Prego. Questo possiamo montarlo, c'ha diciamo, la posizione sia verticale che orizzontale, l'importante è che lui stia sempre in versione verticale. Ma pensi che questa possibilità della doppia installazione su tubazioni orizzontali e verticali possa essere comoda, un plus? Sì, un prodotto del genere. Sì, se non hai spazio lo monti magari in verticale sotto la caldaia, se hai una bella centrale termica, se te lo monti sull'impianto lo monti in orizzontale. Ah, anche perché quando arrivi in centrale non sai cosa trovi, quindi dove hai spazio lo monti. Eh sì, o di qua almeno hai la doppia opzione e riesci comunque a installarlo. Ok. Muovendo la rotazione sopra gli fa la sezione di autopulente, l'importante è che allineare l'attacco dopo. Qua abbiamo il nostro sfiato dell'aria. Puoi usarlo anche per il dosaggio dei chimici, visto che prima parlavamo di lavaggio e aggiunta di inibitori di corrosione. Esatto, lo metti dentro. Addirittura un consiglio che ti posso dare, senza intercettare l'impianto, sì, ma proprio anche lasciandolo in funzione, spegnendo sì, semplicemente il circolatore, una volta che vado a togliere il magnete, tolgo sì, il magnete, apro la valvola di scarico e facendo la ruotare il movimento, la manopola, sì, che sì, quindi sì, vado sì, a pulire la superficie sì, filtrante, sì, con la pressione dell'impianto mi aiuta a migliorare l'effetto di pulizia. Ah, ok. Quindi poi una volta terminato devo solo avere la cura di riposizionare la tacchetta indicatrice, sì, chiudere e rimettere il magnete sì, interno e sì, a questo sì, punto mi sarà sufficiente ricaricare l'impianto. Sì. Ma la cosa che a me personalmente piace tantissimo
che veramente mi entusiasma e che se nel caso nessuno passa in tempo, nel giusto tempo a pulirlo, e magari come purtroppo spesso accade ce lo dimentichiamo lì, lui non mi blocca l'impianto nei diametri più grandi. Una delle cose interessanti che almeno io personalmente ho notato è stato proprio il vantaggio che nel momento in cui lo andiamo a installare, adesso finirei di aprirlo perché grazie, perché c'è l'altra parte che mi andava a interessare. Quindi nel momento in cui la ditta installatrice prepara l'installazione, monta il tutto, adesso vedo che questo qua ad esempio è quello col diametro un po' più piccolo, quindi è il diametro da un pollice, mi ricordo che quello da un pollice e mezzo, da due pollici, ha una cosa molto interessante che è la faccenda del bypass. Nei diametri più grandi ha un bypass che mi mantiene il 50% della... Questo è veramente una cosa importante. Ok, il bypass permette di andare a, diciamo, bypassare una parte della portata di acqua e fino al 50% e andare appunto a evitare che di spingere troppo, che la pompa di calore spinga troppo perché magari il filtro si intasa troppo, sì, sì. Quindi sostanzialmente andare a bypassare una porzione di portata permette di tenere alto il KV del dispositivo e quindi di andare a garantire una performance più bypassa il filtro. Esattamente, va una parte di filtro bypassa proprio, non filtra tutto, quindi non passa attraverso il dispositivo. È molto utile nel caso ad esempio di diciamo nelle fasi non iniziali, però magari dopo una settimana di utilizzo, quindi l'acqua è stata pulita, sì. In realtà viene pulita praticamente al primo passaggio e poi per evitare che venga intasato troppo il filtro effettivamente, o per evitare anche proprio solo che il KV della valvola del dispositivo diminuisca, andiamo a bypassare una parte di portata, tutta la fase, sì, fino al 50% si può bypassare, però anche meno, quindi sì. non è obbligatorio bypassare il 50%. È molto utile appunto nella fase, diciamo, di mantenimento. E in più tra l'altro abbiamo anche dei flussostati che nel momento in cui andiamo a limitare troppo la nostra portata ci va il tutto in blocco. Okay. L'involucro è fatto con materiale riciclato e io che sono un'anima verde lo apprezzo moltissimo perché so che in Caleffi hanno una politica dove non si spreca nulla. Assolutamente, dove... tra l'altro, perdonami, mi aggancio. Prego. Per dire che comunque abbiamo lanciato da un paio d'anni questa campagna Caleffi Green che sostanzialmente ci porta a portare anche oltre nel prodotto in tutto quello che circonda, dall'imballaggio, certo, al nostro modo di essere, di vivere l'azienda. Per esempio abbiamo eliminato la plastica all'interno dell'azienda. Assolutamente. Quindi penso che anche tu nell'imballaggio dei nostri prodotti hai trovato questa differenza, quindi vedere, devi considerare dalla plastica al cartone. Esatto. Okay. E al momento stai installando proprio, diciamo, recentemente, negli ultimi tempi, stai installando più pompe di calore o caldaie? No, pompe di calore. Quindi siete già virati sulle, sì, pompe di calore, ok. Ecco perché la caldaia andrà a finire a non prodursi più. E beh, visto che appunto voi siete installatori, come vedete il futuro delle caldaie? Mi ha detto che l'avete utilizzato per lo più su caldaie, come vedete il futuro della caldaia rispetto alla pompa di calore? Ci stanno inculcando che è un mercato che deve andare a finire, non la vedo molto semplice nel breve. Ok, va bene, ne approfitto anche per farle anche qualche domanda proprio in generale su Caleffi, nel senso che vorrei sapere da lei se la documentazione che noi mettiamo a disposizione reputa che sia sufficiente, completa, se c'è qualcosa magari a livello anche banalmente di training che vorrebbe ricevere in più? No, il materiale che ricevo direi che sia esaustivo e anche il supporto tecnico che chiediamo ci viene sempre dato. Perfetto. Bella risposta. Giusta. Grazie. Risposta. È la verità, ci appoggiate al 100% non solo quando dobbiamo comprare il materiale ma anche in fase di preventivazione, quindi assolutamente.